Poi i marsicani sono rimasti pochi, perché ne morirono 30.000, ma quei pochi ebbero la forza di chiamare intorno a sé forze nuove, fresche, da altre parti d'Italia e di ricominciare. E con impegno, con determinazione, con fatica, con sudore, con lavoro, senza tante polemiche, hanno saputo far rinascere una città e un intero territorio, assicurandole uno sviluppo anche economico, moderno, industriale, che forse prima del terremoto non si poteva neppure immaginare. All'Aquila la sciagura è stata forse più inattesa sotto certi aspetti, più imprevedibile, più imprevista. Avezzano si sapeva che era zona sismica, forse si era spiritualmente preparati anche all'Aquila, ma aver colpito una città nel suo centro storico in maniera così forte ha creato qualcosa di profondo che va oltre le macerie e da cui, dopo il primo momento con cui gli aquilani hanno saputo reagire con grandissima dignità, con grandissima fierezza, poi hanno faticato a mettere da parte le recriminazioni e le polemiche e a dedicarsi soltanto alla ricostruzione. Ecco, io spero che se da una riflessione come quella che la celebrazione, tra virgolette, del centenario ha favorito, anche all'Aquila, senza arrivare al centenario, ma adesso a pochi anni di distanza da quel drammatico 9 aprile, si sapesse riflettere su ciò che conviene a tutti e procedere uniti, come il sindaco di Avezzano oggi ha invitato i marsicani a fare, io penso che si potrebbe camminare più speditamente sulla via della rinascita e della ripresa. Grazie. Terre marsicane, la valenza di una commemorazione, di un centenario, quanto incide? Se non si commemora un centenario, un'occasione di riflessione evidentemente, perché di celebrazione anche di quello che è stato fatto dopo il terremoto, che è stato tanto, e poi anche di stimolo per il futuro. Insomma, le celebrazioni devono guardare sempre più al futuro che al passato. La Marsica è riuscita a risollevarsi, l'Aquila? Ci metterà più tempo.